Ciao amici, sono ancora Clarita e la perla di potere che useremo oggi è riempirci di luce divina, perché dove c'è la luce divina non può esistere nessuna forma di negatività su nessun livello. Tutti i virus fisici, mentali, spirituali, emotivi, fulminati dalla luce divina. Ed è quello che vogliamo fare. Non soltanto in questo periodo in cui stiamo combattendo contro questo virus con gli occhi a mandorla, ma sempre nella nostra vita, no? Pensieri negativi, eccetera, eccetera. Quanto più faremo questa pratica, tanto più saremo dei veri leoni di luce. Allora, cominciamo, come sempre, come anche per l'altra pratica, con la preghiera per sintonizzarci con la forza della Madre Divina. Divina Madre, tu sei onnipresente, sei in tutti i tuoi figli, manifesta il tuo potere risanante nel mio corpo, nella mia mente, nella mia anima. Om. Amen. Facciamo un bel doppio respiro tendendo tutti i muscoli con volontà fino a farli vibrare. E ricordiamo che maggiore volontà, più forte, maggiore la quantità di energia che arriva. E maggiore la quantità di energia, più forte il nostro magnetismo. Magnetismo di attrarre il positivo e allontanare il negativo. Allora, visualizziamo una luce che scende dall'alto in risposta alla nostra preghiera e ci avvolge. Stimoliamo centro cristico tra le sopracciglia e il midollo allungato, la fossetta nella nuca. E rilassiamo le braccia. Se avete visto l'altra visualizzazione, ormai sapete che l'energia segue il nostro pensiero. Allora pensiamo, visualizziamo che questa luce entri dal midollo allungato. Questa volta la mandiamo a riempire tutto il corpo, a partire dai piedi. Scende e risale riempendoci come se fossimo una bottiglia. Allora, questa luce tocca tutte le cellule dei piedi, a partire dalla pelle, muscoli, tendini, legamenti, ossa, fino dentro al midollo. Vediamo che il midollo diventa luce. Vasi sanguigni e linfatici, linfa, globuli rossi, bianchi, plasma, tutto, tutto luce. E lo stesso per le caviglie, questa luce continua ad arrivare e a riempirci. Le caviglie sono piene di luce, ora i polpacci e anche qui tutte le cellule. Non ce n'è nessuna che non risvegli la sua intrinseca qualità di essere luce. Fino al midollo allungato, perdon, fino al midollo delle ossa. Ora sale alle ginocchia, cartilagini, articolazioni, tutto. Alle cosce,
fin dentro nel midollo, che anche qui diventa luce. Muscoli, tendini, legamenti, pelle, tutto. Ora arriva al tronco, illumina gli organi della riproduzione, la vescica, gli intestini, tutti gli organi interni, le ossa del bacino, della colonna vertebrale, vertebre, dischi, l'addome, fegato, milza, pancreas, tutto luce. La cavità toracica, i polmoni, le costole, il cuore, il seno per le donne, tutte le ghiandole in generale. Il cuore diventa come un sole di luce. La tiroide, collo, spalle, braccia, mani, tutto luce fino al midollo, dalla pelle al midollo. Visualizziamo che questa luce rimane, rimarrà nei nostri polmoni come una brina protettiva che difende polmoni, bronchi, trachea, gola, mucose dall'attacco di ogni tipo di virus, anche un semplice raffreddore, non lo vogliamo. La luce sale alla testa, bocca, naso, orecchie, occhi, cervello. Cervello e mente. Questa luce tocca tutte le cellule del cervello, bruciando istantaneamente ogni pensiero di preoccupazione, di paura, di ansia, di angoscia. E appena bruciamo questi sentimenti, affiora la nostra vera natura, che è la gioia. Vediamo che la gioia, insieme alla luce, si espande in tutto il corpo. Ora la luce spinge fuori dal nostro corpo in tutte le direzioni eventuali vibrazioni disarmoniche che fossero rimaste, e ci espandiamo, sentiamo espanderci in questa luce, sopra, sotto, a destra, a sinistra, davanti e dietro, fino all'infinito. Siamo uno con la luce. Rimango qualche istante in silenzio per permettervi di assorbire profondamente questa luce. E ora inchiniamoci mentalmente a Dio che si è manifestato a noi in questo modo, con questa luce sacra benedetta. Ringraziamolo e usciamo dalla visualizzazione. Om Shanti Amen. Portate la coscienza di questa luce che vi avvolge con voi tutta la giornata.